L'imprenditoria deve fare l'imprenditoria, non può semplicemente massimizzare i profitti e non preoccuparsi delle persone. Allora la responsabilità sociale di un'azienda sta a quello, la legittimità sociale, se tiene assieme profitti e posti di lavoro. Quando prescinde dai posti di lavoro non è più legittimata socialmente, siamo qui a rivendicare quello. Dolphins can swim. Though nothing, nothing will keep us together. We can beat them forever and ever. Oh, we can be heroes just for one. Stiamo manifestando contro questo scappare dall'industria delle aziende dall'Ecco. Fondamentalmente poi è fatta anche come forma di solidarietà verso l'Ariello, dove in 20 giorni hanno messo in atto una procedura di chiusura per 144 famiglie, dove comunque c'è tanta gente in difficoltà, mutui da pagare. Oggi il sindacato, grazie al sindacato, si è riusciti a formare questa manifestazione per impedire alle industrie delle chiese di scappare. Stanno facendo di bloccare questa emorragia, una dietro l'altra se ne stanno andando e dobbiamo dare un futuro a noi stessi e ai nostri figli. Si è criticata molto anche la posizione presa dalla Confindustria Lecco, che cosa rimproverate agli industriali? Molto chiaro, Confindustria dice tanto il mercato riassorbe, noi ad esempio della Leuci abbiamo avuto un piccolo anticipo di questa cultura, avevamo 17 persone collegate con noi della logistica, era stato promesso un reintegro, di fatto a fatica una persona sola su 17, quindi le conseguenze e la realtà di questa possibilità di riconversione si commenta da sola. Facciamo due esempi concreti, la Leuci e l'Ariello, lei è un lavoratore Ariello. Guarda il marchio qua. Concretamente che cosa sta succedendo, che problemi denunciate, che cosa rivendicate? In pratica un mese fa ci hanno dato tutte come licenziamento, hanno fatto la proposta di cassa integrazione a chiusura. In pratica nel giro di un mese ci siamo trovati in strada. L'Ariello. Allora adesso stanno qua contrattando perché settimana prossima andranno a Roma. L'autorità del lavoro giù a Roma per vedere come... Sentivo molto criticare la Confindustria Lecchese. Sì, perché la Confindustria Lecchese si è comportata dicendo semplicemente ma la libertà d'impresa è un diritto garantito dalle leggi che ci abbiamo in Italia e quindi l'industriale può prendere, chiudere, trasferirsi e fare quello che vuole in buona sostanza, perché questo secondo me è la logica di paese del terzo mondo che non ha una legislazione che tutela il lavoro, non ha una legislazione che stabilisca delle regole per le aziende.
la globalizzazione non gestita, non governata, produce questi effetti. Ovviamente le lavorazioni, gli imprenditori si spostano dove il costo di lavoro è minore, ma sono minori i diritti dei lavoratori, direi così, più che il costo di lavoro. Secondo lei? Poi c'è anche un problema di regolamentare, intervenendo con una regolamentazione e insistendo sulla qualità del prodotto, probabilmente si riesce ad gestire la globalizzazione. Ma vedo che c'è molta gente, vuol dire che la gente si è svegliata e ha capito che bisogna muoversi, soprattutto per l'Ariello che dall'oggi al domani ha messo in strada 144 famiglie. Ecco, allora niente, 3 giugno l'Ecco Corteo che parte da Piazza Garibaldi, il motivo per il quale è qui, che cosa l'ha spinta, che cosa rivendica? Allora noi precisiamo che siamo del pubblico impiego, però siamo qui perché siamo solidali, perché capiamo le problematiche di questi lavoratori, dell'Ariello, in futuro probabilmente anche della Leuci, che si trovano da un giorno all'altro ad essere senza lavoro per una politica del datore di lavoro Riello che non è stata comunque molto comprensibile. Il problema è il comportamento di Confindustria che, a parte l'Ariello, anche su altre situazioni che purtroppo ci sono nel territorio, non solo metalmeccaniche, fa da notaio fino adesso e non prende mai la decisione. Quindi i padroni fanno quello che vogliono. Nel particolare... No, prego, prego. No, ti vengono a dire che è colpa della globalizzazione, ma sappiamo che non è così, quindi tirano su e vanno via. Ecco, si è molto criticata la posizione anche di Confindustria, di Lecco specialmente. Perché sì, perché su tutte le situazioni della provincia non ha mai preso posizione. In genere viene, gestisce, fa il notaio, quando riesce trova qualche collocazione, ma parliamo di 2 o 3 rispetto ai numeri che sono molto molto più alti, ma non prende mai una posizione decisa. Ecco, morti sul lavoro, contratti precari, licenziamenti di massa, le istanze dei lavoratori secondo lei adesso in Parlamento sono rappresentate oppure definitivamente? Assolutamente no, purtroppo penso che le elezioni ci abbiano consegnato un quadro politico che sicuramente ci mette in decisa minoranza. La FIOM le proprie battaglie cerca di farle comunque dentro le istituzioni e poi ovviamente anche nelle piazze. È chiaro che non avere un riferimento politico che ci dia una mano in questo momento pesa. E il destino che adesso si profila per i lavoratori di Ella? La speranza è sempre l'ultima a morire. Adesso il 10 c'è un incontro a Roma e vediamo, noi ci siamo fino alla fine, noi non vogliamo. Speriamo di ottenere il più possibile, ecco, o perlomeno dobbiamo dare un esempio affinché chi è che verrà dopo di noi non si comporti così.